Quante volte ci facciamo entusiasmare da frasi tipo «insegui i tuoi sogni»? Purtroppo spesso queste frasi sono fraintese. Si pensa che sia sufficiente sognare una situazione, qualsiasi genere di situazione, perché questa si realizzi. Ebbene, è sbagliato. Tanto per cominciare, il primo passo per concretizzare i propri sogni è avere sogni realizzabili. E qui sta la differenza tra un sogno ed un desiderio. Se il primo vive nell'ambito della fantasia, dell'irrealizzabile o del realizzabile ma chissà quando, il secondo ha un forte legame con la realtà, con la vita vera. Molti si fermano al desiderio, vivendo nella frustrazione di non vederlo realizzato. Se vogliamo qualcosa, dobbiamo ottenerlo. Se ci limitiamo a desiderarlo, sarà difficile che cada da un albero come la mela di Newton. Sognare un grande Cosenza non è qualcosa che può dipendere solo dagli altri, no. Se pretendiamo un grande Cosenza, se sogniamo un grande Cosenza, beh, tocca anche a noi far sì che quel sogno diventi realtà. Non disperare del presente, ma credi fermamente che il sogno realtà diverrà. Amici sportivi, buonasera, bentrovati alla 28ª puntata di Tekel. La buonasera vi arriva da Piero Bria, buonasera anche ai miei ospiti, ad iniziare dall'avvocato Antonio Pallo. Buonasera Piero e buonasera ai nostri amici. E buonasera e bentornato, direi, anche al collega della Gazzetta del Sud, Vittorio Scarpelli. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo iniziato con la copertina, come sempre, di apertura sui sogni, Antonio. I sogni sono desideri, però bisogna... Si vive di sogni, bisogna rincorrerli a volte, però possono e devono alcuni essere realizzati. No, ho sempre pensato nella vita che se non si insegue il sogno, la vita stessa ha poco senso, perché poi si riduce alla quotidianità, a volte anche triste. Nello sport poi, a maggior ragione, il sogno è l'inseguimento di un obiettivo a volte irrealizzabile, però bello da cercare di raggiungere. Nel filmato, nei video di Alberto Celestino, mentre vedevi proprio il servizio, hai fatto una faccia nel rivedere quel Napoli-Cosenza e gol di Riccio, ci riporta in mente davvero momenti che sembrano lontanissimi, però erano 10 anni fa, una decina d'anni fa. Sì, sembrano passati 2 secoli da quel momento, tanta era l'emozione, tanta era la differenza di calcio, perché all'epoca, insomma, parliamo di una Serie B contro una squadra che andava per la A, quindi insomma di acqua sotto i ponti ne è passate. Siamo destinati a sognare quasi in eterno, sono anni che ormai viviamo in questo purgatorio e speriamo che la fata turchina ci venga incontro una volta tanto. Direi proprio di sì. Ricordiamo che il Cosenza giocherà domenica la gara di playoff, ne parleremo ovviamente fra poco. Prima però quelli che sono stati i verdetti della Serie D, ad iniziare dalle squadre promosse in Lega Pro, vale a dire San Cristoff, Sterilgarda Castiglione, Unione Venezia, Forlì, Pontedera, Teramo, Salerno, Martina Franca ed Interreggio. Questi invece gli accoppiamenti per quanto riguarda invece le gare dei playoff. Ricordiamo che Sant'Antonio Abate, San Donà Jesolo e Bogliasco d'Albertis sono rispettivamente le finaliste, la migliore semifinalista di Coppa Italia, ed accedono quindi di diritto agli spareggi. Per quanto riguarda il girone A si affronteranno Cheri e Lavagnese, Santea e Novese, girone B Pontisola, Mapello Bonate e Olginatese e Pizzighettone, nel girone C Delta Porto Tolle, Sacilese, Legnago, Montebelluna, nel girone di Este San Paolo Padova, Mezzolara Virtus Castelfranco, girone E Atletico Arezzo Sport Interni contro Pianese Castel Rigone, ancora girone G Città di Marino Budoni, Pomigliano Fidene, girone H Sarnese Brindisi, Ischia Casertana, infine il girone che interessa il Cosenza, il girone I Cosenza che affronterà il Palazzolo a San Vito, Battipagliese che affronterà invece il Messina. Vi ricordo che le gare sono secche, ragion per cui si decideranno già domenica quelle che saranno le finali. Ora però parliamo al volo prima di questi verdetti della Serie B. Vi aspettavate, c'è stata qualche novità per voi? Vi aspettavate un po' questi verdetti? Antonio.
No, grosso modo, a parte che ovviamente dobbiamo riconoscere che alcune squadre probabilmente non le conosciamo neanche. Fatto sta che comunque dalla lettura che tu hai dato, soprattutto delle squadre che partecipano ai playoff, emerge come ve ne sono alcune, tipo la Casertano e Brindisi, che insomma insieme a noi, al Messina, vantano anche un più o meno recente passato, diciamo, glorioso. Quindi insomma si capisce che c'è tanta carne al fuoco in questi playoff. Vedremo, insomma, sono partite interessanti, soprattutto il nostro girone, vedo due sfide molto equilibrate, sia la nostra che soprattutto quella fra Battipagliese e Messina. Vittorio, qui Giampaolo D'Elia ha titolato "Continuare a correre". Siamo destinati a continuare a correre perché qui bisogna assolutamente arrivare più in alto possibile nei playoff, perché c'è la possibilità di ripescaggio. Sicuramente la squadra lo farà, perché dovrà comunque dimostrare di voler arrivare il più in alto possibile dopo questo smacco finale della penultima giornata. Sono anche del parere che comunque chiaramente le motivazioni non sono più le stesse. Non mi sorprenderei se qualcuno dovesse calare, è fisiologico, se la testa non va, di conseguenza neanche le gambe. Mi auguro che molti capiscano l'importanza di queste partite. Io, a dire la verità, sono un po' scettico per quanto riguarda il ripescaggio, perché ancora è tutto in itinere, quindi può succedere la qualunque. Di certo vincere non ha mai fatto male, semmai ha portato dei benefici. Speriamo che Parisi e compagni capiscano, come credo, l'importanza di questa piccola competizione. Ne abbiamo parlato forse troppo poco, direi. Sottolineiamo questo aspetto, Antonio. Il Cosenza, tra le squadre che sono arrivate in questa griglia playoff, è quella che atleticamente sta meglio, ha dimostrato di stare meglio in questo finale. Infatti ha detto Vittorio una cosa importante, è un problema esclusivamente di testa, perché dal punto di vista atletico l'handicap che abbiamo avuto all'inizio del campionato, la partenza in ritardo, ci consente ora di avere uno stato di forma eccellente rispetto alle altre squadre che, soprattutto nelle ultime giornate, abbiamo visto un po' a terra. Vedi il Messina, la Battipagliese stessa, non mi sono sembrato l'Interreggio, vabbè, ma l'Interreggio è promosso, non entra nella griglia dei playoff. Quindi dal punto di vista fisico molto preparati, dal punto di vista tecnico-tattico mi è sembrata una squadra che ha incamerato a memoria i dettami del mister Napoli, e la vedo molto decisa da quel punto di vista. Mi auguro di non assistere allo stesso calo di concentrazione che abbiamo visto per esempio contro il Sant'Antonio Abate, e che purtroppo ci è costata la promozione diretta. Speriamo proprio di no. Per quanto riguarda la partita di domenica, giudice sportivo prima ora, perché non figurano nell'elenco degli squalificati né giocatori del Cosenza né tantomeno giocatori del Palazzolo. Per quanto riguarda i tagliandi, vi ricordo che la curva, il settore più popolare dello Stadio San Vito, costerà 5 euro. Potranno invece usufruire dei tagliandi ridotti gli under 14, le donne e gli over 65. Apriamo una piccola parentesi, Vittorio, perché per quanto riguarda invece i playout c'è una grossa novità. L'Acri ha esonerato il tecnico Ferraro, al suo posto è stato preso una nostra vecchia conoscenza, ossia l'ex allenatore delle giovanili del Cosenza e la Juniores del Cosenza, Riccardo Petrucci. Sicuramente è una scelta fatta in prospettiva, perché comunque Petrucci noi lo conosciamo molto bene, sia da calciatore prima, adesso da allenatore. Chiaramente io penso che, a prescindere da come andranno le cose, sarà il prossimo allenatore dell'Acri. Io mi meraviglio che questa scelta sia arrivata proprio nelle ultime, diciamo negli ultimi battiti di questo campionato, anche perché l'Acri era in affanno da tempo, quindi probabilmente la scossa serviva prima. Chiaramente aver preso Petrucci testimonia di come il progetto voglia comunque essere mantenuto tale, un progetto comunque con persone capaci e competenti come lo è appunto Petrucci. Adesso di sicuro bisognerà pedalare fino all'ultimo, perché lì, in occasione dei playout, le motivazioni non possono assolutamente mancare. L'Acri affronta un avversario tosto come la Nissa, però insomma, secondo me ha buone chance di poter uscire indenne da questa lotteria. Antonio, per fare capire quanto è stato pazzo questo campionato, l'Acri per quasi tutto il girone d'andata è stato lì nei primissimi posti, poi a un certo punto durante il calciomercato
ha investito, perché ha preso Alessandri, una punta di sicuro, di, sicuramente di categoria, dopodiché c'è stato un vertiginoso calo. Sì, probabilmente sarà più dovuto a una questione ambientale, probabilmente non ci hanno creduto, o forse si sono resi conto di non poter arrivare poi così in alto. O forse hanno dato troppo all'inizio. Hanno dato molto all'inizio per incamerare i punti necessari per una salvezza, che mi auguro... non è semplicissima la partita con la Nissa, ha fatto bene a sottolinearlo Vittorio. La Nissa è una squadra che si è dimostrata in forma e nell'ultima parte del campionato ha fatto dei risultati. Auguriamoci per, la, per i nostri amici di Acri che conquistino la salvezza, ma la nostra concentrazione sarà ovviamente finalizzata sul nostro Cosenza. Però ovviamente speriamo davvero tutti quanti che l'Acri riesca a salvarsi. Ora i numeri di Antonello Greco su questo finale di campionato e sui playoff che, vi ricordo, si aprono proprio domenica. 0 le sconfitte di Tommaso Napoli da quando è seduto sulla panchina del Cosenza. Il tecnico rossoblu ha terminato la stagione regolare imbattuto. 1 il punto del Cittanova nel girone di ritorno. La formazione calabrese nell'ultima giornata è riuscita a conquistare il pareggio con il Messina dopo ben 17 sconfitte consecutive. 2 le sconfitte consecutive dell'Interreggio nelle ultime giornate di campionato. La formazione regina, nonostante ciò, è riuscita lo stesso a conquistare la promozione in Lega Pro. 3 le gare senza vittoria da parte del Messina. Corona e compagni, infatti, nelle ultime 3 giornate hanno collezionato una sconfitta contro il Sant'Antonio Abate e 2 pareggi con Adrano e Cittanova. 4. I punti restituiti al Messina da parte della Corte di Giustizia Federale. Con questa sentenza i siciliani si sono posizionati al 4° posto in classifica, scavalcando il Palazzolo. 5. Le sconfitte nel girone di ritorno per il Palazzolo. La formazione siciliana si è dovuta arrendere contro Acireale, Valle Grecanica, Marsala, Batti Pagliese e Nissa. 6. Le vittorie del San Biase nelle ultime 8 giornate di campionato. Lì e compagni, grazie a questi successi, hanno ottenuto la salvezza diretta. 7. Le sconfitte in campionato per Cosenza e Messina. Calabresi e siciliani sono le uniche 2 formazioni che hanno perso di meno in questo campionato. 8. I pareggi conquistati dalla Nuvola San Felice in campionato. La compagine campana non è riuscita a centrare l'obiettivo playoff. 9. Le vittorie del Cosenza nel girone di ritorno. I rossoblù hanno collezionato anche 7 pareggi ed una sconfitta, per un totale di 34 punti conquistati. 10. I punti nel girone di ritorno del Marsala. La compagine siciliana, a causa di un rendimento disastroso nella seconda parte del torneo, sarà costretta a disputare i play-out. I numeri di Antonello Greco, parleremo più tardi ancora di questa sfida di domenica tra Cosenza e Palazzolo. Prima però, Vittorio, voglio parlare di società, perché Giampaolo D'Elia titola "Quale futuro ci aspetta?" Ed è il pensiero un po' di tutti i tifosi. Vi voglio dire subito, l'hanno riportato tutti i giornali, anche voi, anche Cosenza Channel, lo scorso 5 aprile era stato approvato il bilancio fino al 31 di dicembre, deliberando la copertura delle perdite. Solo che non sembra che non si possa procedere ad un aumento di capitale se non si coprirà prima il vecchio debito. Quindi non so, che cosa ci aspetta davvero da qui in avanti? Abbiamo una certezza, i conti non tornano, come al solito, ma era lecito attenderselo da una società che, per quanto penso ci possa mettere tutta la buona volontà di questo mondo, ha dei tempi incredibili. Però se per alcune situazioni può anche permetterti queste lunghe pause quasi bibliche, mi verrebbe da dire, e per altre ci sono degli adempimenti che bisogna andare ad ottemperare nei tempi giusti. Ecco, il Cosenza non lo sta facendo. Quale futuro? Il futuro probabilmente in questo momento non è a tinte chiare, perché io sto vedendo tanta confusione, l'ho fatto notare più volte anche ai diretti interessati. Si sta andando avanti su due strade parallele. Io sono convinto che Stefano Fiore abbia un progetto e lo ha più volte messo a disposizione dei tifosi.
D'altro canto sto aspettando che tipo di progetto abbia Guarasci eventualmente e che tipo di alternative abbia a Fiore, perché inutile illudersi, insieme l'anno prossimo non li vedremo se non con un grosso ridimensionamento proprio di Guarasci. Antonio, possiamo definirla una partita a scacchi? Perché ci sono due persone che sono sedute ad un tavolo e a questo punto si aspetta solo lo scacco matto, che si spera sia il gruppo Fiore a farlo. Ma è una partita a scacchi che dura da molto tempo e credo che siamo arrivati alle mosse finali. Anche la conferenza stampa congiunta che c'è stata con Guarascio, che ha apertamente invitato Fiore a entrare in società, credo che sia sintomo più che altro di una certa necessità dettata dalla sofferenza. Questa società è ovviamente non in grado di poter adempiere agli obblighi assunti e sicuramente non è in grado di poter programmare un futuro, tanto che a seguito della riunione del 5 aprile si sarebbe dovuta già effettuare la ricapitalizzazione della società, cosa che non è stata fatta per ovvie ed evidenti difficoltà e secondo me anche conflitti interni fra soci che non hanno le idee molto chiare. C'è chi vuole rimanere, c'è chi non vuole rimanere, c'è chi vorrebbe Fiore, c'è chi a Fiore. Si parla dell'80% dei soci che sono pronti ad andare via. Ma questo mi sembra. Quindi ovvio. Ad abbandonare, possiamo dire, la nave, tra virgolette. C'è però da dare una scadenza ben precisa ai tifosi, perché bisogna. E questo lo riprendo da un amico che collega che me lo faceva notare. Fino al 30 giugno le cariche sociali non possono essere assolutamente mutate. Quindi fino a quella data noi dovremo assistere, diciamo, non tanto a una partita a scacchi, perché può darsi che la soluzione della vicenda si avrà già, o comunque in maniera ufficiosa la conosceremo, però fino al 30 giugno il nuovo presidente e il nuovo consiglio di amministrazione tecnicamente non si potrà insediare. Mi pare ovvio però che finalmente Stefano Fiori inizi a un minimo esporsi, per quanto lui abbia espresso la volontà di rimanere sempre un uomo di campo, però si è detto disponibile a convocare degli imprenditori a lui vicini che amino Cosenza e il Cosenza, testualmente così. Possiamo dire imprenditori ed anche ex calciatori, anche cosentini e non. Che amino il Cosenza, cioè gente che ha voglia di investire nel calcio, perché lui, e questo lo ha sottolineato in maniera molto precisa Capitan Parisi nell'intervista che è stata pubblicata anche sul sito, mi pare proprio ieri, l'ispirazione di Fiore è il modello udinese, quindi un modello altamente redditizio sotto il profilo imprenditoriale, ed ecco che allora l'imprenditore amante del calcio, perché per occuparsi di calcio non puoi non amarlo, potrebbe essere estremamente interessato a una prospettiva del genere. Vittorio, indicativamente, anche per chi ci ascolta, quanto è costata questa stagione e la previsione su quanto costerà, secondo le voci, insomma, che circolano, la prossima? È difficile perché le voci sono discordanti. Qualche socio, anche con dei fogli, ci faceva notare a me e a qualche collega come questa stagione sia costata intorno al 1 milione di euro e forse più. Io penso che invece i costi siano più contenuti, perché quelle erano delle previsioni, non penso proprio si sia arrivata a tanto. Ti posso dire per certo però che si può anche vincere il prossimo anno eventualmente un campionato anche con costi contenuti, perché io sono sicuro che non si sia arrivato a tanto, a questo fatidico 1 milione di euro. Non so di preciso a quanto possa ammontare il budget, però ti posso dire di sicuro che con questa base tecnica, mi riferisco quindi ai giocatori, qualche elemento in più, ma più che altro a livello di under. Ricordiamo che il prossimo anno entreranno in gioco i 94 e verranno meno i 91. Penso che alla fine il Cosenza, anche con meno di questo budget, possa vincere il quindi campionato. L'anno prossimo, diciamo, come under perdiamo Provenzano, se non vado errato, è Biondo. E Marchio, ma Marchio, diciamo tra sì. Quelli sì. Però per il resto teniamo gente come Gassama, ad esempio, che Gassama, Franza, Castellano, Salvino. Franza stesso. Però non è di nostra proprietà, quindi sì, dovremmo andare. Sì, è vero, questo è vero. Parlando con i responsabili della tecnica, si sonderà il terreno con il Grosseto per vedere cosa ne sarà di Franza, anche se un dato è certo: il numero uno del prossimo anno al Cosenza sarà
sarà Ramunno. Questo è quanto trapela. Poi chiaramente qualsiasi allenatore sarà alla guida, potrà decidere da par suo, ma l'indicazione è quella di tenere Ramunno come titolare. Poi Antonio. Piero, se, guarda, voglio sottolinearti solo una cosa, sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Vittorio. Cioè le spese di gestione proprio per l'avvio del campionato rispetto a quello che hai dovuto spendere quest'anno, mantenendo la base tecnica, probabilmente potrebbero anche un po' abbattersi, non fosse altro perché poi già conosci gli ingaggi dei giocatori, sostanzialmente resteresti. La cosa importantissima da fare è rilanciare con gran forza gli investimenti sul settore giovanile, che non è soltanto l'acquisizione degli under della prima squadra, ma andare a fare delle selezioni accurate per la juniores e per le categorie sottostanti. Anzi, da questo punto di vista mi permetto di suggerire umilmente che forse sarebbe il caso di iniziare sin da subito a proporre quegli stage allargati che hanno fatto l'anno scorso Stefano Fiore e Aristide. Bisogna per recuperare, riconquistare la provincia. Ecco, bravo. E da questo punto di vista, fra l'altro ne chiacchieravamo l'altra volta con il presidente Candelieri, non sarebbe una cattiva idea, per esempio, adesso organizzare un torneo allargato alle squadre giovanili della provincia, da organizzare magari presso la struttura del Real Cosenza, che sia un invito a stare vicini a Cosenza, ma allo stesso tempo anche un'occasione per poter visionare quei giovani della provincia che magari potrebbero essere interessanti. Staremo a vedere un po' quello che accadrà nelle prossime settimane. Dobbiamo parlare però ora, prima di introdurre gli altri sport, della vicenda calcio scommesse, perché ci sono di mezzo tantissime squadre per responsabilità oggettiva, ci sono di mezzo tantissimi calciatori, tra cui il nostro Alessandro Pellicori. Vittorio. È una vicenda troppo triste, vedere personaggi pubblici, io mi riferisco in questo momento ai vari doni, signori che vengono spiattellati in prima pagina, purtroppo meritatamente, ecco, fa male. Io mi metto nei panni di quelle tifoserie direttamente coinvolte, come può essere quella dell'Atalanta, che noi tutti sappiamo essere una tifoseria molto calorosa. Sentirsi tradita da un personaggio come Doni piuttosto che da altri, io penso che il problema non sia tanto nella disonestà di questi giocatori, ma nel sistema. Se non si smantella, se non si cambia il sistema calcio in generale, probabilmente non sarà l'ultimo scommessopoli, chiamiamola così. Bisogna attuare dei controlli più ferrei, perché è molto facile che un giocatore in questo momento possa scommettere anche somme elevate su una partita che sa di poter portare a suo favore oppure di perdere, appunto. Io credo che vada cambiato il sistema. È triste, però. Antonio, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Però io dico, se ne sta parlando tantissimo e vorrei riflettere su un punto: ma perché non si parla di queste scommesse? Possibile scommettere su tutto? Perché poi io credo che lì sia il vero problema. Non sono molto d'accordo, Piero, ti spiego. Ti faccio un esempio. Un esempio, guarda. In Inghilterra convivono con il sistema delle scommesse, come negli Stati Uniti, da una vita, e non hanno mai avuto problemi del genere. È un problema strettamente di cultura. E ti spiego anche, guarda, io può sembrare un'affermazione populista, ma non lo è, perché la realtà è quello che penso. La cosa che trovo più disgustosa è che un calciatore, tu hai fatto l'esempio di Doni, usiamo Doni, ma non per lui, non voglio colpevolizzarlo, certo. Quando ci sarà la sentenza, se lo dichiareranno colpevole, sarà colpevole. Ma un giocatore che guadagna milioni di euro all'anno, visto dagli occhi di un tifoso di curva che forse a malapena riesce ad arrivare a 1000 euro al mese, fare queste schifezze per arraffare ulteriori soldi lo trovo veramente disgustoso. Ecco che allora la passione per uno sport come il calcio si viene a perdere. Ecco perché ti dico cultura. Perché il calciatore professionistico inglese che vive ormai da 20 anni con un sistema di scommesse non sente l'esigenza di fare una cosa del genere, e comunque non sorge neanche il minimo dubbio sul fatto che una partita possa essere aggiustata, sistemata, il biscotto di qua, il biscotto di là? Cioè, è un problema di cultura, è un problema che fa riferimento strettamente al popolo italiano e non solo al calcio, è una questione allargata. Quando si capirà che certi sistemi devono essere vissuti anche con distacco, cioè non si può parlare di calcio come se fosse la questione della vita fondamentale. Il calcio è uno sport, è passione.
è anche una fonte di guadagno, è un business che sta prendendo, però va trattato in maniera adeguata. È inconcepibile una cosa del genere. Certo, staremo a vedere, anche perché dovranno presentare sia società che giocatori le memorie difensive. Siamo in chiusura, apriamo la parentesi sugli altri sport, ad iniziare dalla Juniores. Complimenti alla squadra di Luca Altomare, ha perso contro l'Interreggio proprio sul finale 2-1, peccato perché si ferma così la corsa della squadra rossoblu. Complimenti però nuovamente a Luca Altomare, a tutta la società, al presidente Candelieri e a questi ragazzi che hanno fatto davvero benissimo. Per quanto riguarda la terza categoria, il Bruzium Cosenza ha battuto lo Sporting Luzzi nella semifinale playoff, giocherà la finale contro il Bianchi sul campo del Bianchi, e pensate, il Bianchi è imbattuto tra le mura amiche da 2 anni. Per quanto riguarda invece la pallanuoto Serie B maschile, una vittoria da rivedere su Cosenza Channel.it, gli highlights della Tubisider Cosenza, perché il Settebello di Francesco Manna ha battuto la capolista Sichelia Palermo, lo ha fatto proprio nei secondi finali, quasi in chiusura proprio di partita, con il gol splendido del capitano Trocciola. Finale 9-8 in favore della Tubisider, prossima sfida Cosenza, che andrà a far visita alla seconda della classe, vale a dire il Bari Nuoto. Per quanto riguarda la Serie B femminile, 4 reti della Citino permettono alla Tubisider Cosenza di rimanere in testa alla classifica e battere 7-3 la Rechi Salerno. Da segnalare anche l'ottima prestazione della De Mari. Prossimo match vedrà la Tubisider Cosenza ospitare alla piscina olimpionica di Campagnano all'aperto l'ultima in classifica, il fanalino Viviani Potenza. Fatemi fare anche i complimenti a Giovanni Tocci, perché è stato convocato in nazionale, nella nazionale maggiore, dove figurano davvero talenti, il Gotha possiamo dire dei tuffi, vale a dire Tania Cagnotto, i fratelli Marconi e via discorrendo. Complimenti anche alla Citino, anche lei convocata in nazionale. Bene, siamo in chiusura, questo è il magazine che potete trovare su cosenzachannel.it e sfogliare ovviamente il titolo Prendete esempio, con la foto proprio in riferimento alla pallanuoto con la calottina numero 9, Alessandro Guaglianone. La Tubisider Cosenza pallanuoto è un modello da seguire, ecco come si può costruire in una città dove il calcio è in crisi profonda ormai da anni. Perché abbiamo voluto prendere ad esempio la pallanuoto? Perché la pallanuoto è arrivata in cima, la Cosenza è arrivata in A1, dopodiché non è stata appoggiata alle istituzioni, non è riuscita a trovare grandi sponsor, è ripartita dal basso, ma lo ha fatto con un progetto, Vittorio. È fondamentale, il progetto è fondamentale in tutti gli sport. Ricordo bene le difficoltà che incontrò il patron Manna una volta arrivati in cima. Difficile poi restare lì se non c'è un seguito anche istituzionale. È da apprezzare il fatto che abbiano avuto la forza di ripartire anche da diverse categorie più basse, però l'importante è tenere vivo il fuoco. Per il calcio è stato più difficile accettare questo ridimensionamento, anche per questo la tifoseria si è completamente allontanata, ma se si vuole avere un progetto vincente, non bisogna avere fretta e bisogna costruire passo passo questo edificio partendo dalle fondamenta. Si parlava del settore giovanile, è fondamentale avere un settore giovanile proficuo e che sappia sfornare talenti in modo da poter dare la possibilità a Cosenza di ritornare al calcio che conta. Antonio, hanno valorizzato giovani, stiamo parlando ovviamente della pallanuoto. È una delle poche realtà per quanto riguarda lo sport nella nostra città dove le cose vengono fatte piano ma bene. Ma questo è il modo di agire nella maniera più assoluta. Ci vuole un progetto duraturo nel tempo, che deve essere costruito, come diceva Vittorio, partendo dalle fondamenta, puntando moltissimo sui giovani e sulla voglia che hanno di emergere nel calcio. E poi, guarda, indico, facendo anche riferimento a persone come queste, cioè io sentire Aniello Parisi che ha 39 anni, che ha detto voglio festeggiare il centenario, pensa ancora in campo con la fascia di capitano. Che cuore che ha questo, un cuore rosso-blu, cioè mamma mia, il capitano da brividi. Speriamo di averlo qui in trasmissione, il capitano del Cosenza Aniello Parisi, al termine di questa
avventura agonistica, chiamiamola così, in attesa proprio che il Cosenza arrivi più lontano possibile in questa corsa playoff. Siamo in chiusura, io ringrazio i nostri ospiti, ad iniziare dall'avvocato Antonio Pallo. Grazie a te Piero e buonasera a tutti. E grazie anche al collega Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Grazie Piero, buona serata. Il grazie e la buona serata vi arriva anche dalla nostra regia, da Alberto Celestino, Giampaolo D'Elia, da chi collabora 24 ore su 24 con CosenzaChannel.it, Antonio Clausi, Francesco Palermo, Antonello Greco, dai nostri fotografi Salvatore Mannarino e Andrea Rosito. Il grazie e la buona serata anche da Piero Bria. Ci lasciamo con una copertina di riflessione su quanto avvenuto nelle settimane scorse con la vicenda legata a Delio Rossi. Tekel ritorna la settimana prossima, ovviamente di venerdì. Grazie e buona serata a voi tutti. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni, ma a vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. In Italia ci siamo divisi tra fan di Rossi e moralisti. Un gesto, quello del tecnico ex Fiorentina, che ha fatto discutere. Le brutali carezze al giovane Ilicic hanno fatto il giro del mondo. Non vogliamo essere etichettati, ma ci poniamo alcuni interrogativi che, badate bene, non voglio nominare la persona Delio Rossi, ma bensì cercare di capire come si affrontano simili questioni in Italia. Innanzitutto si parla del molto stress che circonda il mondo del calcio. Guardalo l'allenatore. Da 50 anni appresa ad un pallone. E cosa dovrebbero dire quelle persone che perdono il lavoro? Gli allenatori sono sottoposti a stress, ma lo sono di più quei cittadini che non sanno come andare avanti nella vita di tutti i giorni. Non solo, altro interrogativo che poniamo è: se simili gesti avvengono all'interno degli stadi e commessi da tifosi, viene subito emesso un DASPO. Agli estimatori, però, vogliamo ricordare che se loro dovessero fare la stessa cosa in uno stadio di calcio, sarebbero diffidati, pensate, per 5 anni con obbligo di firma. L'allenatore ha dato tanto e ha avuto molto meno, ma quanti ostacoli, quanto veleno prima di alzare le sue braccia al cielo.